La fascia al braccio nelle ultime settimane, Emanuele Ferraioli, innanzitutto sensazioni naturalmente uniche, no? Quelle, ma quello lo sappiamo già. E parliamo di questo momento molto positivo, quattro risultati utili, seconda vittoria consecutiva, successo anche in trasferta, ma soprattutto reduci da una prestazione perfetta. Sì, ne parlavo poco fa con i tuoi colleghi, con te dietro le quinte, insomma, è un altro calcio, un'altra categoria. E abbiamo avuto un paio di partite, passami il termine, un po' ingolfati per capire un attimino questa categoria, perché tanti di noi, ma in primis l'ultima volta, sono stati 10 anni fa, ho fatto Serie D, ma è cambiata tantissimo. E devo dire che stiamo facendo bene, abbiamo fatto bene, però questo salto di categoria ci sta facendo capire che sono tutte partite difficili, però noi come gruppo ci siamo sempre stati, ci siamo uniti sempre di più e le soddisfazioni stanno iniziando a uscire perché le intensità di allenamento sono altissime e vogliamo continuare così. E a proposito di sfide di altra categoria, domenica ce n'è una un po' così, no? Perché Sì. ricorda vecchie sfide di Lega Pro. Sì, domenica per fortuna apro una piccola parentesi, possiamo tornare a casa, che non vediamo l'ora di giocarle, cioè di giocarci a casa e soprattutto sarà una partita della vecchia, aiutami a dire, della vecchia C, perché ci sarà, spero ci siano tante persone e non vediamo l'ora di affrontarla. Senti, per concludere con te, cosa senti che stia cambiando in mezzo al campo rispetto all'eccellenza? Al di là del partner che per il momento insomma è lo stesso, Esposito, ma cosa cambia anche con i tuoi dirimpettai di fronte, con i tuoi avversari? Sì, Di cosa è diversa questa categoria? sicuramente cambia che ci sono molti più giocatori esperti, molta gente che ha giocato a calcio ed è un calcio molto più tattico, molto più, c'è ben irruenza, meno fretta. Noi all'inizio stagione abbiamo un po' subito questa cosa perché, torno a ripetere, è una squadra giovane dove tanti di noi non hanno fatto più questa categoria. E devo dire che è molto molto bello. Nelle ultime due partite abbiamo visto che siamo usciti, stiamo uscendo benissimo e stiamo capendo che questa categoria la possiamo fare tranquillamente e faremo sempre meglio.